Ciao a tutti e bentornati su The Banner Saga 2. Ci siamo appena accampati all'interno di queste grotte, queste caverne conosciute ai Valka, scappando da Bindal, facendoci crollare la caverna praticamente sulla testa, a un passo da noi a bloccare la strada a un esercito di distruttori che ci stava inseguendo e che ci stava anche facendo un mazzo tanto. Quindi sentiamo un po' la Valka, che non ricordo già più il nome, Zef, credo. Alcuni piccoli fuochi danno un senso di calma alla carovana, anche se i paesani si tengono ben lontani dai corvi. C'è abbastanza luce da vedere che non sei più in una miniera artificiale, ma in una sorta di grotta naturale. Cosa ci facciamo qua giù? Restiamo vivi e custodiamo bello per dai distruttori. Credevo che fosse ovvio. Ma continuiamo a scendere come se dovessimo dare la caccia ai nani. I nani. La Valka ti rivolge l'ombra di un sorriso. Fino ad oggi nessuno tranne qualche membro del consiglio conosceva questi cunicoli, nemmeno i riparatori. Non li abbiamo creati noi, ma li abbiamo usati molte volte nel corso degli anni per viaggiare rapidamente a grandi distanze. Zef tace, aspettando una domanda. Perché tenere i segreti mi pare ovvio, ma penso che glielo chiederemo comunque, quindi andiamo sul... dove conducono. Praticamente ovunque, Arberrang, Vo, Grofheim, o ciò che ne rimane. Non sono sicura che qualcuno conosca la piena estensione di questi percorsi sotterranei, ma stiamo per entrare in un corridoio, uno dei cunicoli principali. Zef tace aspettando una domanda. Dunque, dove siamo, diretti? Dove andresti sapendo di possedere il corpo dormiente dell'immortale generale Sundr? Buttarlo nel fiume azzurro continua a sembrare una buona idea. No. Nah. Non risponde alla mia domanda con una domanda. Vuoi trascinarmi in quella maledetta Manahar, vero? Non so cosa sia, dopo andiamo a vedere sulla mappa se lo scopriamo. Manhara è il posto più sicuro per custodire il corpo di Bellower. Qualsiasi cosa abbia attirato i distruttori verso di noi a Bindal, il consiglio può trovare un modo per fermarli. Quindi è la sede del consiglio, chiaramente. E i miei corvi? Finora aiutare una Valka rende meno di una moneta dell'eccidio. Ed è per questo che stiamo parlando da soli. Il corridoio ci condurrà a Manhara in una settimana. Portaci là sani e salvi e ti offrirò un vero giuramento, Valka. Sarà ricompensato abbastanza da non dover mai più lavorare. Guardi intorno a te le pareti della grotta e la via da cui siete venuti. Andremo a Manhar. In ogni caso, eravamo diretti lì, dopo il fiume azzurro. Ok, una ricompensa vera? Non ci dispiace. Intanto vediamo esattamente dove siamo rispetto a Bindal. Penso a meno di un giorno di cammino, comunque, sebbene fossimo sottoterra, esatto. E Manhar, se questo è Arberrang, noi stavamo andando in direzione generica nord. Quello è Grofheim. Ho un problema geografico, ragazzi. Non so se avete capito il problema. Allora, ci stiamo muovendo di qua. Questo è il problema con le mappe. Che se non ho mai visto prima quel posto, avrò difficoltà a trovarlo. E non so quanto sia lontano, perché dice una settimana, ma sottoterra. Magari andiamo in linea d'aria, ci vuole poco. Schlid, Stonehorn, queste sono tutte cose che già abbiamo visto. Non penso che sia più a nord di Grofheim. Ok, non lo trovo, non voglio stare qui a perdere troppo tempo, dice, continuando a cercare. Chissà quante di voi già l'avranno vista. Ad ogni modo, la leggeremo sicuramente quando ci saremo avvicinati di più al nostro percorso. In fondo manca soltanto una settimana. Quindi torniamo indietro e epic fail con le mappe. Non sarò mai un cartografo da grande, disse il trentenne. Quindi, momento analisi. Iros, abbiamo lo schivo. Questo gruppo non mi è piaciuto per niente, soprattutto. Questo gruppo non mi è piaciuto per niente. Volevo anche Krumr per spaccare armature, perché senza un Krumr qui andiamo malissimo. Zephyr è stata un po' una pippa. Nichols sembra veramente anche lui una bella pippa. Motore di un alleato entro 6 caselle. Questo è esattamente come l'altro riparatore, il nostro Eivind, però a livello bassfino. Potrebbe essere utile, ma... direi. Cioè, la combo con lui è ottima, però lui non è neanche lo scalda che mi piace. Prendiamo qualcun altro che faccia danni, tipo Buck. Lasciamo lui in fondo, te avanti, voi andate un po' tutti avanti. Tu adesso penso che per 3 giorni potresti recuperare un po' di forza, si spera.
Altrimenti ti toglieremo all'ultimo. Oggetti, non abbiamo niente da dare a nessuno. Potremmo fare un level up a Buck? Forse. Lui è un massacratore. Però possiamo fare un level up al nostro Bolverk, che abbiamo detto che i nostri eroi dovremmo tentare di portare a livello 10 il prima possibile. Abbiamo un oggetto che dava più 3 al talento di rottura armatura, giusto? Purtroppo ancora non ci basta un livello, ce ne servirebbero due. E poi dava roba alla portata, non abbiamo arcieri. È uno spreco. Meno due armatura, fra l'altro, no. Più due livelli del talento rottura. Non so. E il fatto principale è che lui ha poca forza. È un grosso limite. Lui al momento dà 20% probabilità di colpo critico. Io punterei a questo punto al colpo fortunato. 40% di bonus al colpo è tanto. Quindi facciamo comunque un level up. Continua. Conferma. Livello 9. E andiamo qui su colpo fortunato. Bonus al colpo. Spero siano più danni o più armatura tolta. Non saprei. Comunque la percentuale è moltissima. Soprattutto per il fatto che lui fa due attacchi. Si dovrebbe moltiplicare molto queste percentuali. Con lui è una bella combo, direi. Ti potremmo dare qualche oggetto. Più 3 volontà a riposo, più un'armatura a riposo, più 1 volontà. Non starei praticamente mai a riposo, ma almeno ti diamo 1 volontà. Tu non hai niente al momento, giusto? E allora, prenditi questo 1 volontà. Ricordiamoci in futuro poi di toglierglieli. Ora, vediamo velocemente un training. Voglio. Cosa puoi mostrarmi? Un sacco di trucchetti. Torno con qualcuno di nuovo. Abbiamo 1000 persone nuove. Va bene, evidentemente non possiamo spammare i training neanche con questo gruppo. Quindi potremmo fare un rest. Dice che tra una settimana. Tiriamoci un po' su il morale. Facciamo passare qualche giorno per le ferite. Così almeno siamo tutti belli sani, come pesci. E live. Almeno così non abbiamo più problemi per Bolverk. Speriamo sia davvero una settimana, ma non so perché ci credo poco. Cosa sta succedendo qui? Senti Folk a chiedere a un gruppo di corvi. Sono intorno a un uomo inginocchiato che piagnucola. Continuava a lamentarsi che aveva fame, dice uno dei tuoi combattenti. Abbiamo trovato queste piccole bacche per lui, ma improvvisamente non è più così affamato. Gli altri ridacchiano. Non le faccio mangiare i miei combattenti. Batti via le bacche dalla sua mano. Non mi sembra il momento. Dacci un taglio, ruggisci. La prossima volta te le farò mangiare, qualunque cosa siano. Strattoni l'uomo nuovamente in piedi e lui corre dalla sua gente. Non presti attenzione alle sue impronte luccicanti, mentre lui calpesta le bacche. Luccicanti? Chissà cos'erano quelle bacche. Sto rosicando. Dinch, persona che non conosciamo. Ciao. L'improvvisa apparizione dell'uomo ti irrita. Non volevo coglierti di sorpresa. È qualcosa che faccio, cioè, qualcosa che ho imparato a fare. Qualcosa che ti farà uccidere se me lo rifarai di nuovo. Va bene, sì, capito. Ma può avere la sua utilità. Abbiamo il ninja, signori. Permettimi solo di combattere al tuo fianco in combattimento. Non te ne pentirai. E ora smetterò di fare questa voce perché non so perché mi ha ispirato, ma sono sicuro di non poter continuare a farla a lungo. Non sono uno di quelli che fa le vocine nei Let's Play, non sono mai stato. Ti metti a ridere e ti allontani solo per vedere Gudmund avvicinarsi. Ho visto che hai incontrato Deitch. Strano tipo da avere vicino in battaglia, ma riesce a farsi strada fra le file, tra le difese nemiche. Allora tu combatterai vicino a lui. La gente vicino a me tende a farsi male, così le sue ferite non saranno accidentali. Ah, vero? Vero, noi abbiamo un problema, ma beh, questo ci fa tornare immediatamente. No. Niente tornare immediatamente all'accampamento, ce lo vediamo quando sarà possibile. Deitch cammina insieme a una donna che non hai mai visto prima. Lui sembra affascinato da lei, ma la sua estraneità ti infastidisce. Chiedo a Folca chi è. L'ho vista prima con un altro uomo, dice Folca. Meglio fare attenzione. Si rende conto che la stai guardando e si schiarisce la gola. Non che io. Sì, non sono sicura che fosse lei. Annuisce e decide di tenere d'occhio la donna. Ok. Non elucubriamo troppo sulle implicazioni di questo dialogo, che comunque è molto interessante.
Anche se le torce illuminano le nere rocce scoscese e le pozzanghere sotto i piedi, fanno ben poco per tenere tutti uniti. Le brusche svolte fra i massi ostacolano spesso la visuale. Meno 44 membri del clan? Abbiamo perso alcune famiglie, ti informa Zef. Dobbiamo fermarci a trovarle. No, continuiamo a muoverci, Gridi, siamo qui. Trovali, solo per questa volta. No, hai detto che in una settimana di tempo ci paghi una cifra e in fondo erano solo 44 membri del clan? Io non sono Rook, ricordiamoci anche questo. Quindi no, non mi interessa, siamo ancora tanti. Hai acconsentito ad aiutarci a raggiungere Manhar sani e salvi, dice Zephyr. Ma tu scuoti la testa, solo il carro. Questa gente è sotto la tua responsabilità. Il suo disgusto è evidente, ma non dice altro. Ok, più 24 provviste dei membri del clan, bravi ragazzi. Ok, essere così mercenari mi fa strano, non è proprio nella mia indole, ma ci sta. Ok, siamo più in character, siamo un mercenario giusto, quindi la nostra promessa la manteniamo, ma non andiamo troppo oltre. I barili d'acqua si stanno vuotando, riferisce Olfi, il tuo quartiermastro. E che io sia dannato se comincerò a leccare queste rocce viscide per bere. La riparatrice ti guarda. Se questa gente inizia a cercare disperatamente l'acqua qui, la interrompi, lo so, dici, manda degli esploratori, ci accamperemo finché non ritornano. Alcuni dei tuoi corvi e altri membri della carovana si raggruppano e prendono torce, corde e otri prima di dirigersi in diverse zone, in zone diverse. Meglio riposarsi un po' finché è possibile, dice Folka, tanto finché non tornano non possiamo fare niente. Disteso, ti concentri sul suono di un lieve gocciolio da qualche parte nella grotta. Diventa sempre più forte, come il battito di un tamburo, come centinaia di piedi che marciano dietro di te. Ti volti e tutti si fermano. Vedi gli occhi luccicanti del tuo esercito fissarti con ammirazione. Oddio, qui stiamo sognando? Un centinaio di membri rompe la formazione per scavare buchi nel pavimento della grotta e sistemare ciotole di pietra nelle depressioni. Le ciotole si riempiono rapidamente di acqua e la prima viene offerta a te. Plaghi la tua sete prima di vedere il riflesso della tua armatura rossa nella ciotola. Esatto. Praticamente io penso che Bellower, portandolo con il carro, la coscienza stessa di Bellower, il suo animo si stia insinuando in noi, che stiamo vivendo i ricordi di Bellower. È una cosa molto pericolosa. Ti svegli con un grido e Folka si unisce a te. Cos'era stavolta? Ti chiede preoccupata. Ho sognato di essere un Sundr. Ma la istruiamo su come trovare l'acqua. Ma adesso è meno importante quello. Scavate buchi, dici. Mettete dentro delle ciotole, vedremo se si riempiono d'acqua. Lei ordina ad alcuni corvi di eseguire la tua strana indicazione e presto senti le eccitate grida di successo. Le grida di gioia riportano indietro rapidamente tutti gli esploratori. Sì, morale aumentato, 5 fama. Però avevo sognato di essere un Sundr, il che non è bello. Un ponte di corda con le assi di legno attraversa un baratro nella grotta. Sembra vecchio, dice Folka, stretto e inadatto ai carri. Beh, lo facciamo rinforzare. Qui perderemo un po' di tempo, ma il carro è importante e non possiamo perderlo. Zephyr e Nichols attraversano la folla e iniziano a tracciare trame nell'aria con i loro bastoni. L'unica cosa che vedi è un leggero sollevamento del ponte, ma loro attraversano per primi per calmare le paure. La carovana attraversa senza incidenti. Ecco, così mi piace. Senza incidenti. Morale ridotto, ah, perché è passato un giorno, stavo dicendo, mo. Si rammaricano perché passano il ponte, hanno degli strani, insomma, istinti. Ora ci sarà qualche dialogo in genere? No, uno zoom up, ok. Sempre con questo carro enorme con bello per dentro, chissà gli altri cosa pensano che ci sia. Io in fondo non mi ero neanche troppo interrogato su cosa ci fosse. Ed è un peccato, sarebbe stato bello speculare un po' su cosa ci fosse stato in quel carro. Non l'ho fatto. I've slept in caves like this for entire winters. But there's something about this place. Something old. Unfamiliar. I don't like it. But I don't like all these humans on the verge of panic either. Maybe these dwellings up ahead will calm them down. Forse queste dimore li calmeranno? Beh, non mi sembrano esattamente le dimore. Però qui c'è qualcosa di molto figo. Cosa diavolo è? Come se qui ci fosse una qualche gemma. Non penso che sia dove ci stiamo fermando. Non credo almeno. Però è figo, sai. E il posto è bellissimo, ragazzi. Cioè, guardate con. Che artwork, che bello. No, era questo il posto, effettivamente. Perfetto. E premiamo.
Zefr guarda la gigantesca formazione scintillante di strani disegni luminosi. I Valka non sanno quasi nulla della cultura di questa antica razza, per non parlare del loro dio, Beznan. Il nome stesso potrebbe essere sbagliato perché è una struttura di lettere basata su disegni trovati qui intorno. Lei si aggira intorno ai luminosi stagni della pietra divina. A quanto pare Beznan non era il loro unico dio, ma è divenuto uno dei più potenti al costo di ciò che gli era più caro. Ti guarda. Naturalmente, se ciò che ti è più caro è il controllo, forse c'è del potere nel perderlo. Parla a me come Berserk, ok? Ok, interessante questa visione. C'è del potere nel perdere il controllo. Gemme di varie forme e dimensioni sono incastonate nelle pietre circostanti. I membri del clan presto stanno martellando nel tentativo di fare leva per liberare una gemma particolarmente grande. Il rintocco dei martelli riecheggia nelle profondità. No, troppo rumore. Alcuni sembrano arrabbiati, ma la paura dell'ignoto impedisce loro di parlare. Si allontanano tutti, anche se qualcuno continua a guardare le pietre con bramosia. Sì, onestamente non voglio risvegliare cose brutte. Abbiamo fatto fama più 5. Abbiamo due dialoghi da poter fare. Possiamo riposare, ma non possiamo allenarci. Possiamo vedere gli eroi, cosa che presto faremo. Ma prima parliamo. Ci sono anche le piscine. Il giovane riparatore si erge alto e fiero mentre ti avvicini. Bolverk, stavo pensando. Beh, mi chiedevo, cosa serve per diventare un corvo? Non ho mai sentito parlare di esami o prove per unirsi. C'è qualche esame? Perché ti interessa? Non sei il lacchè di Zefr? Beh, apprendista, sì, sono un riparatore in pieno addestramento per diventare Valka. Parte del nostro addestramento richiede la conoscenza del mondo. Non potresti lavorare con un fabbro o qualcosa del genere? Nichols si acciglia. Beh. Uccideresti qualcuno per denaro? Uccidere per... Il viso del riparatore impallidisce un po'. Sì, cioè, immagino, se questo fosse il lavoro. Folka avanza e serra una mano su una delle spalle di Nichols, ora afflosciate. La maggior parte di ciò che facciamo non finisce nei canti degli Skald. Credo di doverci pensare un po' di più. Ne riparleremo a Manahar. Nichols annuisce mentre te ne vai. Ah, io non ho niente contro un riparatore che si unisce... o che si unisca, insomma, ai corvi. Però, ecco. Dovrebbe anche essere pronto alle conseguenze. Il lanciare da solo. Pac! Lo sguardo fisso nelle profondità delle grotte. Se finisci giù per uno di questi cunicoli, noi non ti seguiremo. Buck non risponde. Non vuole parlare, già mi piace. Sai qual è la parte peggiore di tutto questo? No? La parte peggiore di cosa? Facciamoglielo dire. Di tutto, di questo mondo, di questa vita, se si può chiamare così, il silenzio. Dai un'occhiata a Folka. Non riesce a dormire vicino a Oli. Quell'uomo fa un sacco di strani rumori. Quello è solo rumore, qui c'è il silenzio della solitudine. Folka inspira bruscamente. Ha colpito un punto dolente. Oh, Folka sente sola. Forse questi cunicoli e queste grotte la peggiorano. Eravamo abituati a passare le giornate a parlare, ridevamo. Parli ancora della tua lancia, Foctut? Non credo. Buck si volta e ti fissa con l'espressione di un uomo indeciso se dare di matto. Lofn aiuta dove può, ma no, era un'altra. Ora c'è un buco senza fine a forma di lei, e se non lo riempio con il lavoro o con il bere, se ne va senza finire i suoi pensieri. Penso che abbia perso la sua donna o sua figlia, ma penso alla sua donna. Tienilo d'occhio, io sono l'unico che può perdere la testa e iniziare a uccidere. Non è pazzo, è solo. Chiunque fosse lei, lui continua a pensare che fosse la migliore. Sono gelosa di lei. Sarebbe bella avere qualcuno che si sente così per me. Sì, però saresti anche dovuta poi morire per farti vedere questa cosa. Scuoti la testa, sbuffi e te ne vai. Umani, Foctut. Comunque sì, Folka ha bisogno di un uomo. Sembra abbastanza palese. E nei corvi non deve essere facilissimo. Ora, andiamo a queste piscine naturali. Per chi l'ha costruito, questo era un rifugio sacro, dice la Valka, percorrendo gli stagni increspati perfettamente tondi. Almeno da ciò che abbiamo scoperto. Lo stagno superiore era per riflettere le proprie gesta, quello a metà per chiedere forza dal mondo e quello inferiore per scoprire il proprio futuro. Esita prima di dire: non ho mai fatto altro che studiare le loro iscrizioni. Dovremmo farci un bagno. Rifletti sul tuo passato allo stagno superiore, chiedi forza allo stagno al centro, guardi al futuro. No, direi che chiedo forza. Ce ne servirà un bel po' e noi abbiamo tipo solo 13. Ignorando il pacifico scenario di questo antico luogo, vai allo stagno centrale, immergendo entrambe le mani nell'acqua. Nelle tue mani a coppa diventa rossa, ma questo non ti impedisce di berla.
immediatamente immagini di guerra invadono la tua mente. Spade che spaccano cotte di maglia, frecce che trafiggono il cuoio, pietre che frantumano. Apri gli occhi ansimando. Gli altri tre stagni sono diventati scuri. Ti senti come se avessi combattuto e imparato. Gli altri corpi parlano di sensazioni simili, una crescita condivisa di comprensione in battaglia. Dovrei controllare dagli altri, pensi. Potrebbero aver imparato qualcosa da tutto questo. Più uccisioni! Ci ha dato un numero di uccisioni maggiore, quindi evidentemente la possibilità di fare level up. Fantastico. Chissà cosa avrebbe dato il resto. Quindi possiamo fare altri level up. E questo era più 3 volontà a riposo, più 1 armatura a riposo, più 1 volontà. Sarebbe stato buono per qualcosa come... come boh. Come nessuno probabilmente. Possiamo fare a livello... Possiamo fare il livello 10 e facciamolo. Perché voglio qualcuno a livello 10, punto e basta. Ok, abbiamo un livello 10. Ora, potremmo portarlo qui a... Domandone. Potremmo darti un punto qui e un punto qui e stare a posto così, signori. Direi che stiamo a posto così. Qualsiasi oggetto che ci dia più ai vari poteri non ci servirà, credo. Anche perché uno, io non ho capito, un oggetto che ti dà più 3... O forse questi diventano come se diventasse un livello 6. O ti dà un più 3 a qualcosa. Non lo so gli oggetti come funzionano. Comunque, conferma. Abbiamo un livello 10. Quindi se trovassimo oggetti per livello 10, potremmo almeno darli a qualcuno. Il che è positivo, perché i nostri oggetti fanno abbastanza schifio. È rimasto un punto fama con cui non faremo assolutamente nulla. Però che figata a livello 10. Potremmo riposare ancora, ma il nostro morale è alto. Non abbiamo feriti. Quindi vediamo dove siamo nella mappa. Come ci stiamo spostando. Se riuscissimo a capire dov'è questo Manar. No. Stiamo andando di qua. Bruntal, Gaular. Stiamo comunque scendendo di qua. Questo è Ungalstrad. No. No, Crook River. Non ho idea di dove stiamo andando. Veramente, continuo a non vederlo. Vada come vada, proseguiamo. Appena finisce il caricamento, perché altrimenti non proseguiamo per niente. Che bel posto. Non so se avrei preso questo più uccisioni in realtà col senno di poi. Però è stato molto interessante. Ci ha dato esperienza. Non fama. La possibilità di fare livelli. Qui ci sono ossa di cose strane. Stai lontano da lei, è mia. Senti un uomo gridare. Poi tira la donna che hai visto con Ditch dietro di sé. Ditch punta la sua arma all'uomo e dice: tua? Tua? Lei appartiene a me. Ok, è un po' una donna di facili costumi. La protettrice percuote lo scudo con la sua lancia, cercando di attirare l'attenzione dei due uomini, che chiaramente non sono in sé. Non appartiene a nessuno di voi, imbecilli con la testa vuota. Un'altra donna grida: non deve stare neanche nei pressi di mio marito. Se si avvicina a me, la ammazzo. Portatela da me. Il tuo tono tranquillo mette tutti a tacere. L'uomo la avvicina a te e si allontana. Lei fa un passo avanti e alza lo sguardo su di te, con gli occhi che brillano. Hai intenzione di punirmi, Bolver Cascia Rossa? Gli uomini intorno a te sussultano mentre lei dice lentamente il tuo nome. Chi sei? Tu sei strana, donna. Sono chiunque la gente vuole che sia, dice. Poi si volta verso le donne. E sembra chiaro che alcuni mi vogliano da queste parti. La carovana esplode di rabbia e accuse. Mogli strillano i mariti, mariti incolpano gli amici. Prima che tu possa recuperare il controllo, non c'è più segno della donna che ha istigato l'intera disavventura, ma solo una grande animosità nella sua scia. Avrei dovuto ridergli in faccia, purtroppo. Ma non l'ho fatto. Più 24 provviste da membri del clan, che ci portano in positivo. Dovrei in realtà convertirne un po' a combattenti da questo ritmo. Ti fermi, giri la testa e apri la bocca per sentire meglio. Cos'è quel suono? Chiedi a Folca. Lei si stringe nelle spalle. È basso, dici, come un battito o qualcosa del genere. Ascolta per un attimo e si stringe nuovamente nelle spalle. Forse semplicemente non ci sentiamo più rinchiusi in questo cunicolo, dice guardando l'intera carovana muoversi verso l'incredibile scheletro più avanti. Riesci a immaginare che bestia possa aver lasciato indietro quelle ossa? Si volta e ti trova in ginocchio che ancora una volta ti afferri la testa. Un'altra bella visione? Fantastico. Ecco la torre. Lightning. Siamo Bellower palesemente. White Tower.
Who am I? Sui tuoi dannati piedi. Forza! Batti le palpebre rapidamente, ma è tutto buio. Un bagliore viola. Un bagliore viola illumina la pelle di qualcuno vicino a te. Ruggisci e in un istante artiglio e zana sono nelle tue mani. Sei uscito di senno, sussurra Folca. Smettila di fare il pazzo e metti via le tue asce. Provi a respirare mentre ti guardi intorno. È lo stesso dannato sogno, dici, quello con la torre. Più chiaro questa volta, ma le mie mani... Zephyr si avvicina. Ma tutto bene? Sembri... La tua faccia scatta verso la sua. Va tutto bene, Valka! Lei studia la tua faccia, poi Folka è la prima a parlare. Allora dovremmo continuare a muoverci. L'aria è piena di cattivi presagi. La oltrepassi senza dire una parola. Non andiamo benissimo. Direi che non andiamo benissimo. Morale ridotto. Cosa stiamo vedendo, Valka? Il centro del mondo? Per il bene degli altri è meglio non discuterne. Per il bene degli altri, dice. Comunque, se ogni volta ci prendono 25 provviste, noi ne prendiamo, ne finiamo 8 al giorno, andiamo in positivo, in realtà. Aspetta, dice la Valka a bassa voce, camminando avanti silenziosamente. Qualcosa non va, ascolta. Non senti suoni, più che altro percepisci qualcosa, forse vibrazioni, attraverso il pavimento della grotta. Tenetevi pronti a tutto, dici, e i corvi riportano la tua frase per tutta la linea, mentre ogni combattente impugna la propria arma. Valka, ci dovrai portare fuori da qui, capito? Sembra preoccupata, ma prima di rispondere vedi dei movimenti sul pendio dell'enorme grotta. È il profilo di una forza di distruttori con grandi sagome che non hai mai visto prima. Andiamo bene, andiamo benissimo. Pronti per la battaglia? Zephyr la vorrei togliere? Non posso. Chiaro, ovviamente. Lei, abbiamo detto che ha due movimenti e uno cerca rogne. Te lo tolgo. Perché il movimento a te, abbiamo visto, in realtà serve a pochissimo. Allora. Proviamo così. Ho molti dubbi che le cose andranno come dovrebbero andare. Forse sparra non ci serve così tanto. Sì, ma molte persone hanno molta volontà. E forse questi sono grossi, per cui ci potrebbe servire... Dice che faceva, fra l'altro. Cercatore. Colpo furtivo. Chinandosi e muovendosi a zigzag tra gli alleati, il cercatore diventa invisibile ai nemici. Attende il momento giusto e trova il punto più vulnerabile del bersaglio prima di colpire. L'effetto dell'invisibilità scompare nel momento in cui il cercatore infligge danno, quindi scegliere il bersaglio giusto è fondamentale e può cambiare completamente le sorti della battaglia. Ignora 3, 6 o 9 armatura. Noi al momento ignoriamo 6 armatura. È molto forte. E a passo leggero. Mi piace. Mi piace. Però lui non ha molta forza. E quindi può fare un massimo di 10 danni. Se non hanno armatura. È un po' pochino. È un po' pochino il massimo di 10 danni. Cioè, l'ignorare armatura è ottimo perché vai contro un tank. Proviamolo al posto di Spar. La cosa non mi rende tranquillissimo, ma il movimento lo diamo a lui. E aveva anche, com'era, meno cercarogne. Mi sta bene, è giusto per lui. Poi che cosa abbiamo? Qualcosa che non stanno utilizzando? No, abbiamo questo di livello 7 e questo di livello 9 che al momento non servono a nessuno. E quindi proviamo così. Vediamo che succede. Ora siamo abbastanza circondati. Quindi qua potremmo praticamente già quasi ucciderlo ignorando se è armatura. Se toccasse a lui. Ma lui è uno degli ultimi. Io vorrei... Allora, qui ha 16 di armatura che è tantissimo. Allora, stocca subito a Bolberg. Bolberg potrebbe già uccidere, penso, lui. Perché gli facciamo 5 danni e poi ancora 5. Iniziamo con una kill? Domanda. Ci può stare. Tu parti arretrato e... Poi tu hai un movimento ampissimo. Te... Allora, tu puoi sfondare armatura. Quindi tu togliti di qua, tu vai più a laterale ancora. Questo, ragazzi, penso sia un blocco in realtà. Penso che non possiamo superarlo questo. Questo è considerato una... un blocco del terreno. Ah ah ah, attenzione, non lo stavo considerando. Quindi tu
Stai benissimo qua. Te puoi passare, ma io voglio che sia prima lui a passare di qua. Tu dopo dietro. Te puoi essere raggiunto qua dietro. Te a questo punto posso farti finire qua. E te qua. Non è la nostra solita tattica. Non stiamo radunandoci di qua. L'idea a te sarebbe stata di farti andare di là, ma qui sarà una kill sua in un round. E poi rimane però... Non abbiamo nessuno veramente tankoso tranne lei. Ma nessuno che possa fare una kill in un round. Lui può quasi uccidere lui tranquillamente, quindi vediamo. Bolverk. Ti metterai qui, laterale, lasciando il passaggio di là. E mi confermi che fa 5 danni, sì. Quindi... iniziamo con una kill che ci sta sempre bene. Alla prima kill succede questo? Che diavolo? Quello non è un canta qualcosa enorme però? Oddio, è enorme. L'ha resuscitato. È zombie? Per l'abisso, cos'era quel mostro senza occhi? Può rimanere... rianimare i caduti, preoccupiamoci prima di quello. Sì, sono d'accordo, ma... dobbiamo prima uccidere quello che è caduto, quindi... sta ancora a Bolverk? Ah, gli ha ridato il turno? Allora, aspetta. Se mi ha ridato il turno, faccio sfoltire i deboli, grazie. Con danno normale alla forza. E lui è arrivato ora. Si è materializzato qui. Sta ancora a me. Lui ha 20 di armatura e 18 di forza. Ecco, quel 20 di armatura è preoccupante. Comunque, andiamo a uccidere anche questo qua, se permettete. Così almeno... mettiamoci anche un po' più arretrati. Quindi, attacco su di lui normale. Uno e due. Ok che è un livello 10, per cui non ci serve che faccia exp, però ci ha dato una caracca, ci ha anche avvelenato. Lui ha possessione, si smaterializza e possiede il corpo di un'unità morta, agendo immediatamente. Frantumare, invulnerabile mentre incanala, poi fa esplodere frammenti di armatura dai distruttori con meno di 7 armatura. È forte, forte, forte. Ok. Dobbiamo andare a colpirlo, ma non è lui forse la priorità. Se uccidiamo qualcun altro, lui potrebbe incanalare roba dentro di lui, ma... non saprei. Allora, ci possiamo muovere di qua. Difesa però in questo caso è inutile. Però stiamo bloccando qui il percorso, quindi ci muoviamo... di qua, sperando che qualcuno si possa mettere di là. Ci mettiamo di qua. Facciamo difesa, 4 armatura. Dobbiamo andare a chiudere lui, sperando che gli altri siano troppo lontani. Qui ormai siamo lontanissimi. Qui non penso che arriveremo mai in tempo là, quindi concentriamoci su questo ragazzone qua dietro, forse. Non voglio che venga a darci fastidio là. Quindi, qua possiamo... ci dobbiamo muovere prima. Possiamo attaccare. Se fosse armatura gli toglieremmo 7. E altrimenti quanto abbiamo di forza? 13. 5, 3, 8 preferisco. Andiamo sul danno per ora. Visto che lui può fare cose su chi ha meno di 7 armatura, non dovremmo fare cose che vadano a meno di 7 armatura. Ora, per esempio, qui non sarei stato per essere aggressivo, ma sarò aggressivo invece. Lasciamogli l'armatura intatta il più possibile per ora e facciamogli 8 danni. Qui inizieranno le bolas. Ci fanno spostare. Ora, qui dietro... colpo furtivo, nessun alleato adiacente? Vicino ad un alleato. Gli attacchi furtivi ignorano parte dell'armatura del bersaglio. Ah, quindi prima mi metto qua, diciamo. Per dire. Poi divento colpo furtivo. Faccio ignoro 6 armatura.
Ah, e lo faccio al prossimo round? Ah, prima devo diventare furtivo e poi ridivento non furtivo appena tolgo. Ho capito, ho utilizzato male l'abilità. Ora, non so cosa abbia fatto lui. Non ho visto. Sta a Zefre comunque. Zefre può rialzare l'armatura a qualcuno, ma non abbiamo questo grandissimo problema. Possiamo colpirlo da qua? Possiamo colpirlo, ma col rischio di non colpirlo affatto. Quindi, aspetta un attimo. Abilità, vento runico. Possiamo farla qui. Non penso che loro cammineranno. Però potremmo potenziare lui inutilmente. Facciamola di qua. Generiamole un 3. Un po' troppo vicine. Aumenta l'attacco di 3. L'attacco di 3 e l'attacco di 3. 3 che aumenta un attacco di 3. E sta Bulwark. Bulwark che non si può muovere neanche volendo. E se attacchiamo, succede che rischiamo di attaccare il nostro alleato. Abilità. Facciamo sfoltire i deboli su di lui? No, non ha senso. Facciamo Furia dell'orso. Gli facciamo perdere anche armatura. Ok, torna via. Lui si va a prendere l'attacco? No, meno male. Ora, qui abbiamo il signore qua. Dovremmo iniziare a togliere armatura, ma lei non è fortissima a togliere armatura. Toglie 4 di armatura. E al momento sta difendendo. Quindi continuiamo a difendere per ora. Aumentandoci anche l'armatura, anche perché lui non dovrebbe poter attaccare nessun altro adesso se non lei. E ha schivato, infatti, grandissima. Allora noi in teoria potremmo muoverci. Vabbè, ha poco senso farlo. Ma vento runico aumenta l'attacco punto e basta ai 3? O dura un round poi? Perché se io muovessi qua e poi. No, non me lo fa fare. Se io muovessi di qua e. No, tengo premuto control, me lo fai fare? No. Mi muovo di qua, ma lo posso fare a prescindere. Vabbè, prendo attacco di 3. Vediamo se aumenta. Più 3 attacco a forza, non credo che rimanga, però. Facciamogli un attacco da 8. Che se poco poco rimangono per più di un tempo. Lui ha fatto il giro e lei ha deviato, perfetto. Ora, qui possiamo fare un po' di danno. Possiamo per caso muoverci tipo qua e. No, non ci arriviamo, troppo lontani. Va bene. Allora, qui possiamo fare un attacco che comunque prende un po' di personcine. Per esempio, tempesta in senso orario, questi due ci interessano. Quindi due nemici adiacenti. Ci sta, loro due. Ah, pure tre. Facciamone tre. Potremmo utilizzare più willpower, ma non l'abbiamo. Però diamogli uno in più. Due willpower. Sensorio, ta-ta-ta. Perfetto. Non che abbiamo fatto tantissimo, però. Lui è quasi morto e andrà a richiamare qualcun altro, ovviamente. Ora, qui abbiamo Ditch. Quindi Ditch come funziona? Diventa invisibile c'è un alleato. Va fatto prima. Non capisco come funziona. Ignora se è armatura. Niente, non so cosa hanno fatto. Comunque non capisco come funziona lui. O forse lo considerava invisibile. Non capisco. Colpo furtivo 2. Ma mi era tornato invisibile. Mi era tornato visibile. Allora perché mi era tornato visibile? Un mistero. Va bene. Allora qui facciamo ancora un vento runico. Facciamolo un bel po' più ampio perché qui ci serviranno cose. Li facciamo. Ne ho fatto soltanto uno perché sono un idiota. Va bene. E lo prendono loro? Aumenta l'attacco di 3. Aumenta la volontà di 3.
Ok, allora qui non può praticamente più scappare. Bolver, che non so perché risale di nuovo a lui. Comunque a questo punto andrei a fare un'operazione che qui non stiamo facendo. Cioè andrei semplicemente a togliergli un sacco di armatura. In fondo ce l'abbiamo come possibilità, usiamola. E poi ha fatto un altro attacco giustamente. Ma sta a Folka. Folka che rimaneva in difesa. E penso che la farò rimanere in difesa dandogli un willpower. Più willpower, perché ci serve più armatura possibile. Quindi così non posso dargli neanche volendo. Va a 17. Comunque rischia che devi. Ha preso un morto. E agisce immediatamente. Lui diventa invisibile. Ci allontana. È stato bloccato dal nostro amico invisibile, quantomeno. Ora, Krumr può finire il morto. Conviene. Però così ci torna la... Oddio, ho sbagliato. Non ho preso... Ho fatto una grande cavolata. Va bene. Allora, qui gli faremmo 3 danni. Aumenta l'attacco di 3. Gli faremmo 6 danni. Non sufficiente. Ok. Ci spostiamo qui comunque. E almeno prendiamo il più 3 d'attacco. E facciamo una tempestina. Esattamente qui. Ok. Meno un po' i danni glieli stiamo tirando, questi simpaticoni. Lì è stato un grosso errore lasciare fare questa cosa. Lui, subisce danni perché è avvelenato. Ecco perché non funziona. Malato. Ora ho capito perché non funziona la sua abilità. Quindi è diventato un personaggio del tutto inutile. Va bene, muoviamolo comunque allora a togliere armatura ancora a questo punto. E dovendogli togliere armatura andrei di qua. Attacca, togli armatura 3. E non ti posso far fare nient'altro perché non hai willpower e non voglio neanche dartelo io in aggiunta. Ora, finché quello è morto, non viene utilizzato quell'altro che aveva. Ah, mi ero dimenticato di quelle prima. Il problema qual è? È che se lui ne può controllare più di uno di morto, probabilmente. Quindi facciamo fare un po' di esperienza alla signorina, facendo di uccidere questo tipaccio, sperando che lo colpisca. E lui stava là dietro e reagisce immediatamente. Questa cosa è pericolosissima. Va eliminato nel turno stesso in cui arriva. Ok, abbiamo capito qual è l'entità del problema. È un problema molto grande. Ora, qui bisogna spostarsi, fra l'altro. E qui tocca iniziare a togliere armatura, ragazzi. Stiamo giocherellando troppo. Allora, Folka, tu non puoi fare assolutamente nulla adesso. Hai la forza di 7. Puoi togliere 3 di armatura. Ci toglie l'armatura? No, ci attacca. Ora, dobbiamo iniziare ad andare di qua noi. Muoviamoci. Ho detto di muoversi. Dobbiamo fare qualcosa. Ok. Qui andiamo a uccidere questo tipo. Con un willpower ce la dovremmo fare. Possiamo fare più danni, ma anche qui faremo massimo 1. No, conviene uccidere. Quindi ci dobbiamo spostare di più, errore mio. Ma così è. Qui ci stanno puntando. Robustezza un po' ci ha aiutato. Teach, che è ancora malato, continua così a essere inutile. Togliamoci tutta l'armatura praticamente ormai, perché non so che altro fare. Qui ormai siamo più morti che altro. E infatti lì siamo morti. Ok, adesso qui dobbiamo rendere questo personaggio molto più forte. Quindi abilità vento runico 3. E se li va a prendere tutti lui? No, meno male. Aumenta armatura. Aumenta armatura. Aumenta l'attacco di 3. Ok. Ora sta a Folka. Gli possiamo fare 5 danni, che non sono affatto sufficienti.
ce li faremo andare bene. Non abbiamo praticamente qui la capacità per poter... Passiamo da qua e poi andiamo ancora avanti. Temo che queste cose come sono arrivate spaiando il prossimo round, vero? Ora, qui gli faremo 3 danni. Diamoci un willpower, almeno per toglierci questo. E vediamo se lui lo utilizza subito. Lui adesso sta facendo cose nell'invisibilità. Sta di nuovo a Zephyr. Vediamo di fare qualcosa da quell'altro lato. Abilità Vento runico. In fondo è l'unica cosa che non abbiamo fatto, signori, che ci potrebbe dare una chance contro questi che stanno adesso qui. Lui ci tira una bolassata addosso a chi? A lei, che almeno un po' ha assorbito. Folca. La volontà di 3 ce ne frega niente. La moto di 3 e l'attacco di 3 potrebbe essere tutto molto bello, ma niente che possiamo fare purtroppo. Quindi ci dobbiamo intignare, spostarci di qua, vorrebbe dire far entrare anche lui. Ma lui comunque non può attaccare in diagonale. Per cui vuol dire muoversi di... qua forse. Ci saremmo dovuti invertire più che altro, cosa che non va affatto bene. Mi muoverò... Lui ha 4 forza. Tu gli potresti fare 2 danni così. Al 70%. Ok, facciamogli 4 di armatura a lui? Domanda? No, conviene fare 4 di armatura a quest'altro. Portandola a 2. Qui fa esplodere cose. Ora... No, ti è passato tutto, esattamente come sospettavo. Gli vai in corpo a corpo. Attacca su di lui. E non abbiamo willpower per fare di più, purtroppo. Stiamo per perdere questo scontro malamente. Ora, qui mi posso allontanare quanto voglio, ma non cambierà l'esito dello scontro, temo. Spostiamoci di qua, prendendo in tutto ciò 3 volontà bonus che ci danno veramente il nulla. Facciamo 5 danni, wow! Qui possiamo iniziare a fare qualcosa, domanda? No. Possiamo andare qui e sperare di fare qualche vento runico qui dietro che faccia qualcosa. No, direi di farne 3. Volontà, volontà. Qui ormai stiamo finendo, eh. Beh, con questi 4 finiamo questo ragazzone. Lui ci manda indietro e ha preso l'armatura bonus, ma non è andata bene come doveva andare. Temo che lo scontro stia per essere perso malissimo. Non abbiamo nessuno in grado di togliergli abbastanza armatura, purtroppo. Krum, devi tornare avanti. E fine turno. Qui ormai sta morendo perché non c'è nulla che possa togliergli il malato, a quanto pare. Si muoverà qui, direi. Attacchiamo, armatura. E qui Zephyr a questo punto cosa può fare? Fa ridere se va a togliergli le 3 armatura. E non penso che lui si muova, quindi facciamo vento runico qua davanti. In vana speranza di qualcosa. Lui si muove e si prende più 3 armatura. E ok, direi che lo scontro è stato perso, ragazzi. Potrebbe che dovremo anche rigiocarlo. In caso lo faremo nel prossimo episodio, perché è andato molto male. Folca, davvero non è che puoi farci molto di più qua.
Lui dopo andrà a uno di forza comunque. Quindi cambia poco. Lui quanto può utilizzare di willpower? Niente, tanto è uguale. Ok. Tu puoi fare due. Ricco. Esplosi tutti, perfetto. È rimasta lei in pillage. Complimenti. Non esiste l'opzione fuga? Sarebbe stato più onorevole, penso. Ma comunque noi resteremo qua fino all'ultimo. Gli faremo un ricco 20% di colpirlo. Devo rompere l'armatura per evitare le schivate. Oppure devi morire. Mentre perdi conoscenza ti senti come se l'ombra ti stesse coccolando. Con un brivido ti rendi conto che ci sono cose peggiori della morte. Bene, con questa schermata chiuderemo questo episodio di 50 minuti con una ricca sconfitta e proveremo nel prossimo a sconfiggere questi esseri enormi. Sono convinto che ce la possiamo fare e che il nostro team non ha lavorato come avrebbe dovuto. Ora conosciamo meglio il nostro nemico, confido in questo. Al prossimo episodio.